Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è una rete, vedete io ho un foglio di rete 50x70 dal quadretto da 0,5 mm. Nel cordino Swan, dove andrò ad utilizzare il colore bianco e il colore blu, quindi vedete che ho due pacchi, un inserto che ha questa particolarità, nel senso che è formato da un classico fondo ovale e poi dai manici, e i manici sono nuovi, vi faccio vedere questo inserto per la prima volta, dove hanno la vite, ok? Quindi si possono inserire nella lavorazione senza doverli cucire. Quindi veramente veramente molto molto comodi anche per chi ha le prime armi. Questi sono una novità assoluta, quindi se non li avete ancora provati, provateli, sono comodissimi e non si devono più cucire, quindi veramente molto facile. Una chiusura che andremo a inserire nella rete, ho preso questa chiusura ovale, un'ago tirafettuccia e un uncinetto numero 3,5. Vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, come primissima cosa andiamo a prendere il nostro uncinetto, facciamo il cappio, il nostro fondo, voltiamo il fondo al rovescio e ci inseriamo in un punto qualsiasi, così, e andiamo a lavorare una maglia bassa, in questo modo. Mi inserisco nuovamente nello stesso punto dove sono già entrata, così, estraggo il filo e lavoro una seconda maglia bassa. Mi sposto nel foro successivo, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Rientro nello stesso foro e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi dobbiamo lavorare due maglie basse per ogni foro del nostro fondo. Proseguo così per tutto il giro. Allora, una volta terminato il giro, questo è il risultato, mi inserisco nella prima maglia che avevamo lavorato qui e vado a chiudere facendo una maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella e voltiamo il lavoro perché dobbiamo andare a lavorare stando da fuori. E dobbiamo andare a lavorare delle maglie basse, dobbiamo fare tutte maglie basse per tutto il giro, tranne nei tre punti della curva, quindi 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 1, 2 e 3, tranne per questi tre punti dove andremo a fare un aumento in questi tre punti. Quindi vedete, io lavoro la mia prima maglia bassa nel primo punto. Voilà. Poi sono in prossimità della curva, mi trovo già qua e vado a lavorare i tre punti con gli aumenti. Quindi una maglia bassa in un punto, rientro nello stesso e vado a lavorare il primo aumento. Mi sposto nel punto successivo, lavoro una maglia bassa e poi rientro nello stesso punto per lavorare una seconda maglia bassa. E quindi ecco fatto il mio secondo aumento. Poi vado nel terzo punto e anche qui vado a lavorare un aumento per punto. E voilà, ecco che ho ottenuto i miei tre aumenti nella curva. Adesso proseguo a lavorare qui a maglia bassa e poi di nuovo nei tre punti qui della curva andrò a fare gli aumenti tutta maglia bassa e poi nell'altra parte della curva di nuovo si ripeterà la stessa cosa. Quindi adesso vado avanti a fare le mie maglie basse. Adesso sono arrivata di nuovo in prossimità della curva, in 1, 2, 3 punti vado a fare gli aumenti. Quindi qui andrò a lavorare due maglie basse nello stesso punto, stessa cosa per il punto a fianco, una e rientro nello stesso e lavoro il secondo aumento e ancora la stessa cosa per il punto successivo.
Vedete che ho lavorato per questi tre punti due maglie basse nello stesso punto. Adesso qui prendo a lavorare una maglia bassa per ogni punto e poi qui nella curva ripeterò questo stesso identico procedimento e di qui proseguirò a lavorare la maglia bassa. Allora, una volta terminato di diciamo il giro del fondo, dobbiamo andare a tagliare la rete, quindi prendete il vostro pannello e dovete tagliare un rettangolo che faccia il giro completo del vostro fondo. Quindi vedete che se io posiziono la rete in questo modo mi fa il giro completo e si sovrappone anche di alcuni quadretti. La cucitura, quindi l'unione di una parte e l'altra della rete, vi deve stare per forza in centro, ok? Quindi non fatela su un lato, deve essere in centro. Quindi una volta tagliata la nostra rete dobbiamo prendere un ago tiro fettuccia, io ce l'ho qui, con del filo all'estremità del quale dobbiamo fare un bel nodone. Quindi dopodiché entro, in calcolo più o meno che sia la mia rete posizionata a metà, perché abbiamo detto che la cucitura deve essere a metà. Quindi mi inserisco nel primo quadratino con l'ago, poi mi inserisco in un punto a metà del fondo e tiro. E passo in questo modo. Dopodiché entro nel punto seguente con l'ago e poi passo nel quadratino seguente e tiro. Poi passo nel quadratino seguente ed esco fuori nella maglia bassa seguente. Di nuovo, adesso passo al contrario, quindi prima nella maglia e poi nel quadratino. E poi ritorno dall'altra parte, quindi passo prima nel quadratino e poi nella maglia. Ancora. E vedete che sto andando poco per volta a fissare la mia rete ai punti del fondo. Ok, e dobbiamo proseguire così fino ad aver attaccato tutta la rete che abbiamo tagliato attorno appunto a tutto il nostro, alla circonferenza del nostro fondo. Allora, guardate, ho realizzato, innanzitutto ho terminato di cucire la rete al fondo e dopo ho tagliato la rete della misura. Vi avevo detto che prima non l'avevo tagliata, adesso invece l'ho tagliata e adesso vi faccio vedere la forma e come fare. Allora, innanzitutto questo pezzo qui di rete, quindi il mio corpo borsa, misura 26 cm, l'ho tagliato a un'altezza di 26 cm e poi ho realizzato questa pattina in questo modo, lasciandola un pezzettino più lungo sul retro. Vedete, sul retro invece di tagliarlo tutto a questa altezza qui ho realizzato questa pattina. Adesso vi dico le misure in centimetri. Allora, la pattina misura 15 cm per 10, ok? 15 cm per 10 e poi ho inserito la chiusura. La chiusura è composta da due parti. Questa parte qui che ho inserito qui, che come potete vedere ha due viti, vedete qui, che io sono andata a svitare. Questo pezzo si apre in due, una parte va posizionata sopra la rete, una parte va posizionata sotto e poi si riavvitano le vitine e nel mezzo qui dovete tagliare la rete che c'è, no? Dovete tagliarla in modo che si crei il foro. Questo pezzo qui invece giù in basso è molto 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 più semplice perché ha due alette che si aprono. Ah, vedete queste due alette che inizialmente sono aperte dritte, quindi voi le infilate nella rete, poi gli mettete sopra questa placchetta rettangolare, vedete, che io ho inserito, e poi dopo chiudete le alette insieme in modo che convergano tra di loro
E tra l'altro questo pezzo qui vi aiuta anche a tenere chiuso la vostra borsa, che qui abbiamo la giuntura, ma non vi preoccupate se sta nel centro davanti, perché tanto non si vedrà nulla, vi assicuro che non si vedrà nulla. E poi se voi provate a chiudere, ecco che questo è il risultato. Allora, guardate, io ho già iniziato il motivo da questo lato e adesso vi spiego come si fa in modo da poterlo riprodurre uguale dall'altra parte. Allora, innanzitutto dobbiamo seguire un disegno che è questo qui, che vi lascio qui così potete vederlo per bene. Questo è il disegno che noi andiamo a seguire. Quindi ci serve l'ago tiro fettuccio con una agugliata di filo bianco con un nodo bello bello grande al fondo, e poi dobbiamo andare a iniziare il nostro motivo, vedete, subito qui nel quadratino dopo a quello della nostra pattina. Quindi iniziamo subito il quadratino a fianco a quello della nostra pattina, ci inseriamo appunto con l'ago e tiriamo, facciamo scorrere il filo. Una volta inseriti qui, puntiamo, saltiamo un quadratino e ci inseriamo in quello dopo. Quindi, vedete, salto un quadratino, mi inserisco in quello dopo e tiro. Di nuovo salto un quadratino, mi inserisco in quello dopo. Ancora una volta salto un quadratino e mi inserisco in quello dopo. Ripeto lo stesso procedimento ancora una volta. Dobbiamo passare con l'ago due volte attraverso ogni quadrettino, perché il filo, non essendo lo swan manium ma essendo lo swan normale, è leggermente più piccolo e non copre a sufficienza la rete da mezzo centimetro. Quindi passiamo due volte nella rete facendo lo stesso identico motivo. Voilà. Quindi mi sposto nella riga sottostante, dove non vado a prendere il quadretto in corrispondenza di quello di prima, ma mi sposto un quadretto più in dentro. Ok? Da qui salto di nuovo uno e mi infilo in quello successivo. Poi salto uno e mi infilo in quello successivo. E poi torno indietro e mi rinfilo in quello dove ho già puntato prima. In questo modo, e ripeto il procedimento ancora una volta, perché come abbiamo detto bisogna passare due volte attraverso tutti e due i quadratini. Voilà, mi sposto nel giro sotto e di nuovo mi scalo di un quadretto, salto uno e mi infilo nel successivo. Questo è un modulo, il modulo più corto, quello dove abbiamo solo tre quadretti. E ripeto lo stesso procedimento passando un'altra volta attraverso questi tre quadratini. E voilà, abbiamo composto il primo modulo di inizio, che è fatto dalle prime tre righe. Ok, adesso dobbiamo andare a comporre il primo rombo. Quindi di nuovo ci dobbiamo allargare, scalo di un quadretto in avanti, così, poi salto uno, punto nel successivo, di nuovo salto uno, punto nel successivo, e poi stavolta torno indietro e punto in questo qui dove ho già puntato prima. Ripeto il procedimento ancora una volta. Voilà, scalo di un quadratino all'infuori, salto un quadratino, punto nel successivo, poi faccio di nuovo che salto un quadratino e punto nel successivo, ancora una volta salto un quadratino, punto nel successivo. Voilà, ripeto ancora una volta lo stesso procedimento per questo giro. Il giro successivo è uguale a quello che abbiamo appena realizzato, quindi non dobbiamo scalare di nessun quadretto, ma puntiamo nello stesso
e di nuovo ripetiamo lo stesso procedimento dei moduli da 3, sempre saltando un quadratino tra uno e l'altro. Voilà, adesso dobbiamo andare a stringerci, quindi invece saltiamo un quadratino ma all'interno, ok? Quindi scaliamo di uno verso il dentro, saltiamo un quadratino, puntiamo nel successivo. Di nuovo saltiamo nel successivo, saltiamo un quadratino, puntiamo nel successivo e poi stavolta di nuovo torniamo indietro di un saltando un quadretto e puntiamo in quello dove avevamo già puntato prima. Ripeto il procedimento ancora una volta. Voilà, e adesso nel rigo successivo dobbiamo fare il modulo solo da 3 quadretti, quello più stretto, quindi scalo ancora di uno, vedete? E faccio solo più una stanghetta da 3 quadratini e ripeto ancora una volta il passaggio. Ed ecco che abbiamo formato il nostro primo disegno. E adesso si ripete, ripetiamo questo disegno fino al fondo, vedete? Come io ho già fatto da questo lato. E poi ripeteremo lo stesso disegno alla stessa distanza, ma sul retro. Quindi in corrispondenza di questa striscia di qua, sul retro, faremo una striscia di qua e una striscia di qua, sempre tenendo come punto di riferimento che dovete partire un quadratino subito dopo la nostra pattina di chiusura. Quindi andiamo avanti a lavorare le nostre strisce bianche. Allora, eccomi qua, guardate, ho realizzato le due strisce davanti e le due strisce dietro di questo motivo col colore bianco. Adesso dobbiamo prendere il colore blu e dobbiamo andare a completare il motivo in questo modo, guardate. Dobbiamo andare a fare la parte che ho segnato in blu. Ok, ve la lascio qui così potete guardarvela magari meglio più tardi. E io adesso vi faccio vedere appunto come si fa. Allora, qui dove avevamo il giro più lungo del motivo, adesso facciamo il giro più corto, ovvero entriamo qui dove già eravamo passati col bianco. Vedete che ho il quadratino diviso a metà. Voilà, e poi salto un quadretto e mi infilo nel successivo. Quindi salto un quadretto, mi infilo nel successivo e faccio il primo modulo da 3. Ripeto il procedimento ancora una volta perché, come prima, passiamo sempre due volte all'interno di ogni quadretto. E voilà. Dopodiché ci spostiamo di un quadretto più in fuori rispetto al giro precedente, in questo modo, e puntiamo fino qua, dove abbiamo già il quadretto diviso col bianco, vedete? Entro nello stesso e dovrebbero essere 5, se li contate, 5 quadretti. Così, e ripasso nuovamente all'interno di questi quadratini qua. Voilà. Poi punto sempre qui dove divido il quadratino col bianco e poi come punto di riferimento mi sposto un quadratino più in là rispetto a dove ho puntato prima e se contate stavolta i quadretti devono essere 7. Ripeto ancora una volta. E voilà, adesso devo di nuovo fare il modulo da 5 quadretti, quindi mi sposto di un quadretto verso l'interno e poi di nuovo qui dove divido i miei quadratini col bianco. Ripeto ancora una volta. E voilà, adesso
qui dove avevo il modulo più lungo del bianco vado a fare il modulo più corto, abbiamo detto solo da 3 quadretti, quindi mi sposto sempre di un quadretto verso l'interno e poi dove ho lavorato il bianco e ripeto ancora una volta. In questo modo il giro successivo è uguale a quello appena realizzato, quindi sempre un modulo da 3. Il modulo successivo è di nuovo un modulo da 5, quindi punto qui dove divido sempre i miei quadretti con il bianco e poi mi sposto un quadretto più in fuori rispetto al giro precedente. Ripeto nuovamente il procedimento. Il giro successivo è un giro poi da 7 quadretti. Quindi i moduli si alternano 2 da 3, 1 da 5, 1 da 7, poi di nuovo 5 e 2 da 3, ok? Si alternano in questo modo. Quindi adesso vado qui e poi ripeto il procedimento. Voilà. Adesso mi stringo di nuovo, quindi vado a fare un modulo da 5. E poi di nuovo 2 moduli da 3. E voilà, e devo ripetere la stessa sequenza, quindi adesso faremo di nuovo un modulo da 5, uno da 7, uno da 5, due da 3. E devo ripetere questa sequenza per tutta la riga. E come potete vedere io ho iniziato a lavorare dalla parte in fuori alla pattina, quindi qui c'è la pattina, io sto lavorando con il blu nella parte in fuori verso il laterale. Quindi facciamo questa riga di blu fino in fondo, un'altra riga di blu da qui fino in fondo, stessa cosa da dietro. E poi rifaremo un altro modulo bianco, esattamente identico a questo qui di fianco, in modo che vengano a formarsi queste bande. Ho appena realizzato i moduli, come vi avevo detto, con la parte blu e poi ho ripetuto un motivo bianco. E questo è il risultato finale, la stessa cosa, sempre ripetuta anche per il retro, vedete? E questo appunto è il risultato. Adesso non ci resta che andare a riempire la parte di rete mancante, stavolta lo facciamo con l'uncinetto e non più con l'ago, e io vado a riempire il tutto con il colore blu. Quindi faccio un cappietto sul mio, col mio filo sull'uncinetto, voilà, vi faccio vedere adesso partire da questa prima parte qui in alto, in modo che qui abbiamo anche la giuntura, vedete, per vedere e come nasconderla in modo che non si veda. Quindi una volta che abbiamo fatto il cappietto lo allunghiamo così e lo facciamo passare attraverso il primo quadratino, voilà, in questo modo. Vedete che sono entrata nel primo quadratino con il cappietto e l'uncinetto. Adesso mi inserisco nel quadratino seguente, aggancio il filo da sotto e faccio una maglia bassissima. Ancora, aggancio il filo da sotto e vado a fare una maglia bassissima. Guardate, in questo modo.
Adesso sono arrivata all'ultimo quadratino libero e poi ho la parte dove si sormontano le due reti, vedete? Qui. Semplicemente vado a passare attraverso il quadratino del primo pezzo e il quadratino corrispondente del pezzo sotto e vado a lavorare la mia maglia bassissima prendendo assieme entrambe le reti. Ok, in questo modo vado a nascondere completamente la giuntura come se non ci fosse. Vedete, prendo sempre le reti per tutto il pezzo in cui ho il sormonto delle due parti. Voilà, adesso il mio sormonto è finito e procedo di nuovo in questo modo fino alla termine della riga. Voilà, adesso mi sposto, vedete, nel quadratino della riga sottostante, in questo modo, e mi devo girare per fare il giro di ritorno, appunto. Di nuovo anche qui mi inserisco sempre nei quadratini e vado a lavorare le mie maglie basse, stavolta tornando indietro. Vedete che tengo sempre la mano con il filo sul dito all'interno della mia borsa per facilitarmi e con l'altra sposto l'uncinetto e vado a lavorare queste maglie bassissime, ovvero questo punto catenella, si chiama anche punto catenella, e andiamo a rivestire tutte le parti, diciamo, che ci sono rimaste libere della nostra rete, perché io con questo punto andrò a rivestire tutta questa parte, i laterali fino a congiungere i due disegni, la pattina e la parte posteriore, quindi tutto quello che ci è rimasto libero da questi disegni io andrò a lavorarlo con questo punto. Adesso arrivati di nuovo al fondo, mi sposto nella riga successiva e di nuovo procedo a lavorare nell'altro senso. Quando arrivo in prossimità del sormonto devo sempre ricordarmi e fare attenzione di prendere le due reti messe assieme, ma una volta fatto il primo giro, cioè le reti stanno assieme perché sono tenute insieme anche da qui e dal fondo e quindi non dovreste neanche prestare particolarmente attenzione perché in automatico dovreste agganciarle entrambi, però per essere proprio sicuri di questo magari prestate un attimo più di attenzione a questo passaggio. Voilà, e dobbiamo quindi procedere in questo modo e terminare la nostra borsa andando a riempire con tanta pazienza tutta la rete mancante. Allora, guardate, ho terminato di rivestire interamente la mia borsa, questo è il risultato finale, vedete che anche la pattina l'ho rivestita nello stesso modo che vi ho fatto vedere prima, come tutto il resto della borsa, quindi questo è il risultato finale. Adesso dobbiamo andare a inserire i nostri manici, che come abbiamo visto all'inizio sono manici che non si cuciono ma hanno questa randella che si deve svitare, vedete che io svito. Si toglie questa parte e qui mi resta questo chiodino che io vado a inserire in un volendo questo si può mettere dietro della borsa, ma tanto io la fodero, comunque va bene, c'è questa rondella che si sfila e che andrà poi inserita dopo dietro la borsa. Allora, quindi io prendo il mio manico con questo chiodino e vado a inserirmi in un foro del secondo motivo bianco, quindi scelgo un quadratino della mia rete,
sposto il filo con le dita in modo che non mi imbrogli, magari mi aiuto anche con l'ago a spostare il filo in questo modo, e poi vado a inserire la mia vitina in modo che esca dall'altro lato della borsa. Vedete che, ecco, schiaccio per bene e voilà, ecco che è fuoriuscito, vedete? E questo pezzettino qui. Adesso vado a inserire questa rondella in questo modo. Quindi ho inserito questa rondella e adesso vado ad avvitare di nuovo il pezzo mancante. Quindi avvito per bene in modo che sia ben saldo. E voilà, e adesso devo ripetere lo stesso procedimento dall'altro lato, quindi svito. Ok, togliamo di nuovo questo pezzettino qui, andiamo a inserirci in corrispondenza nello stesso quadratino dall'altro lato, quindi vedete che io qui c'ho il filo da sotto, vado a spostarlo, sposto il filo e poi vado voilà, ed ecco che anche qui è fuoriuscito dall'altra parte, quindi adesso rimetto la rondella e poi vado a chiudere con la mia vitina. E ripeto lo stesso procedimento dall'altro lato, quindi veramente manici comodissimi, comodissimi, perché non sono da cucire ma si avvitano. Una volta quindi fissati i manici, ci resta ancora da passare il blu in mezzo qui ai quadratini che abbiamo lasciato vuoti. Come si fa? Allora prendiamo di nuovo un ago tiro fettuccia con il cordoncino stavolta blu e andiamo a passare con questo colore all'interno dei quadratini che sono rimasti vuoti a causa del disegno. E come, esattamente come facevamo prima col bianco, mi sono incastrata, come facevamo prima col bianco, dobbiamo passare sempre due volte all'interno degli stessi quadratini affinché il disegno si riempia. Quindi passiamo così e poi ci passiamo ancora una volta. Voilà, adesso ci spostiamo giù nel motivo più in basso e di nuovo andiamo a ripetere il procedimento. Poi ci spostiamo nel quadratino più in basso e così via. Vedete che passo sempre due volte. Voilà, e poi mi sposto nel motivo successivo. Devo ripetere questo procedimento per tutti questi motivi, questi disegni che abbiamo fatto. Come ultimissima cosa, dopo aver riempito anche questi motivi, vado a prendere di nuovo il filo bianco, faccio un cappietto, mi inserisco in un punto. Allora, come ultima cosa, mi inserisco col filo bianco qua in cima e faccio un giro di maglia bassissima
dove punto nel quadratino più in alto e vado a bordare l'intero perimetro della mia borsa con questo giro di maglia bassissima color bianco. Girerò anche attorno alla pattina proprio tutto quanto. Vedete? In questo modo, quindi proseguo tutto qui, borderò la mia pattina tutta quanta e poi proseguirò sul davanti. Ok, dobbiamo fare un giro completo di maglia bassissima lungo tutto il perimetro della nostra borsa.